Io sono Francesco Pluchino e faccio il cuoco. Cucino da sempre, è per me un modo di realizzarmi, un modo per sfogare la mia creatività. Siamo a Marina di Ragusa, nel ristorante in cui per adesso lavoro, che si chiama Varis. Allora, nella cucina italiana, la cucina italiana, come sappiamo, è una cucina di riuso, è una cucina di riciclo, è una cucina che le nostre nonne, molto spesso prendevano gli avanzi della sera e li riutilizzavano per fare delle pietanze prelibate. Vediamo tutte, le polpette, vediamo tutti i ripieni, tutte le farce dei ravioli e dove venivano utilizzate tutte le parti dell'animale o degli ortaggi che utilizzavamo. Queste cose, col benessere economico, sono scomparse e oggi possiamo rispettare la nostra cucina e la nostra tradizione riportandole, contestualizzandoci in un mondo che oggi più di ieri ci chiede di essere molto più coscienti. Si può rispettare dalle piccole cose, ad esempio utilizzando una illuminazione rispettosa come l'illuminazione della lampada a LED, si possono utilizzare dei filtri da avvitare nei lavandini, che riducono il consumo dell'acqua. Si può anche utilizzare dei piccoli accorgimenti a casa, ad esempio mettere una pellicola sulla casseruola che sta cuocendo per mantenere meglio la temperatura, stando attenti a non bruciarsi quando si toglie la pellicola, utilizzando magari un mestolo, oppure a casa sempre riutilizzare i contenitori, anche perché no, per andare a fare la spesa, perciò un contenitore di polistirolo dove noi abbiamo comprato la pasta fresca a casa, noi lo potremmo lavare e poi portare al supermercato per far mettere il prosciutto cotto, il prosciutto crudo, riutilizzare i sacchetti, riutilizzare la plastica degli imballaggi per coprire le nostre verdure nel frigorifero e così via. Dobbiamo solo essere un po' più coscienti. Di questo non gioverà solo l'ambiente, gioverà tanto anche al nostro portafoglio, stando attenti anche ai consumi energetici, perciò accendendo i fornelli nel momento in cui ci serve e evitare di fare sprechi. Tutto qua è semplice, non è complesso. Certo, soprattutto per la qualità, perché in un mondo che chiede una cucina sempre più d'élite, una cucina sempre più gourmet, una delle cose a cui noi italiani dovremmo attenzionare è la biodiversità ed è un patrimonio che ci portiamo dietro da diverso tempo. La biodiversità ci offre delle verdure, delle specie animali, diversissime e uniche nei nostri territori, che si possono trovare molto spesso nei mercatini rionali, nel contadino, nel vicino. Questo rende la cucina migliore, rende il mondo migliore, come hai detto tu, perché riusciamo a minimizzare i trasporti, perché molto spesso i mercati rionali si trovano in città, perciò è anche comodo per il cuoco farsi una bella passeggiata con un bel sole la mattina prima di iniziare a lavorare e scegliersi le materie prime e seguendo anche una bella stagionalità. È molto importante da dire anche che la natura ci offre la cura per la stagione, ad esempio d'inverno ci dà le arance che contengono la vitamina C e ci previene il raffreddore, perciò è una simbiosi, bisogna vivere in simbiosi col nostro mondo e stare attenti a quello che abbiamo vicino e non dobbiamo tenerci il dito davanti all'occhio, ecco, dobbiamo aprire gli occhi e valorizzare le nostre cose ed è bello anche stimolare un'economia locale, è anche molto bello, sì. Consumare meno, tu vai a rispettare il pianeta. Rispettando il pianeta è normale che quello che arriva in tavola diventa meraviglioso, perciò è un rispetto che viene ricambiato. Ecco, si può dire benissimo che rispettando l'ambiente quello che arriva a tavola è sempre migliore. E questo è un concetto che dovremmo tenere bene a mente. Perché noi siamo quello che mangiamo e noi quello che mangiamo rispecchia anche il mondo in cui viviamo. È fondamentale rispettare la terra dove nasce un pomodoro o dove va a mangiare un animale che poi finisce nella nostra tavola, come rispettare anche il mare dove vivono i nostri pesci, perché ne gioviamo noi. È una casa che è il mondo che condividiamo tutti. E a tavola noi dobbiamo rispettare e fare qualcosa nel nostro piccolo per renderci migliore la vita a noi e soprattutto ai nostri figli che se lo meritano.